Quindi quello che faremo è esattamente questo, parlare, ovvero parlare appunto di come i blog sono strutturati, quindi quali sono quelle che sono le tipologie, gli elementi che caratterizzano in fondo tutti i blog, perché fermo restando che si può di fatto strutturare un blog o un sito, insomma, in tutte le maniere, diciamo, non c'è alcun vincolo reale, tuttavia esistono degli standard, esistono degli elementi ricorrenti che poi costituiscono quelli che sono anche gli elementi che ritroviamo quando andiamo nella nostra dashboard. Quello che cercheremo di affrontare oggi è questo. Come possiamo appunto fare una scelta di un tema su quale base dobbiamo costruire il nostro progetto di blog? E quindi dobbiamo capire appunto quali sono gli elementi che dobbiamo andare a vedere, a ricercare e quali possiamo appunto utilizzare per il nostro progetto. Abbiamo visto che appunto dalla sezione tema della sezione dei temi, appunto della sezione appearance, possiamo scegliere o aggiungere nuovi temi. Abbiamo visto per esempio che la scelta di un tema ci permette o ci nega la possibilità di aggiungere dei contenuti in varie parti del blog. Nel caso appunto del tema dello scorso anno, il 2014, abbiamo visto che esistono tre spazi sostanzialmente dove possiamo aggiungere dei contenuti che hanno diverse forme: una sidebar, una barra laterale primaria, una content sidebar che appunto è un'ulteriore barra accessoria, e un footer. Ora cercheremo appunto di dare forma e dare concretezza e schematizzare appunto questi elementi. Quello che appunto dicevamo è questo. Dobbiamo capire di che cosa è composto normalmente un sito, un blog o sito, diciamo, la differenza è davvero ormai sottile. Molto spesso appunto dei siti ospitano degli spazi blog e comunque vengono utilizzati, vengono strutturati sempre attraverso la stessa piattaforma, appunto WordPress. Di che cosa abbiamo bisogno e soprattutto come sono fatti gli altri, per cercare di capire appunto quali sono le strade percorribili. Quindi diciamo che appunto proviamo a mettere giù quelli che sono gli elementi principali. Allora, intanto va detto una cosa che per molti può sembrare ovvia, però forse è utile sottolinearla. Il sito, qualsiasi appunto sia poi il suo uso, va sviluppato verticalmente, nel senso che noi attraverso il browser comunque vedremo appunto il sito e magari appunto ne vedremo solamente una parte, magari perché chiaramente il nostro monitor non consente di vederne l'intero contenuto, però è non solo buona norma, ma diciamo è quasi obbligatorio il fatto di fare una scelta appunto che imponga l'eventuale sviluppo verticale. Questo perché a volte capita, non so se vi è capitato anche a voi, che troviamo dei siti che hanno anche una barra sottostante che consente uno sviluppo invece orizzontale. Ecco, questo diciamo che è considerato un vero e proprio errore. Non va fatto, nel senso che non è comodo per l'utente, rischia di far perdere effettivamente dei contenuti, insomma è una cosa che non andrebbe fatta. Quindi, prima considerazione generale è che dobbiamo fare attenzione al senso appunto di lettura del nostro blog. Poi diciamo appunto quali sono le parti che lo compongono. Beh, innanzitutto c'è, come nei giornali in fondo, ed in fondo le analogie all'editoria sono molte, c'è la sezione che è in testa a tutto il resto del sito. Qui stiamo parlando della home page, che in qualche modo chiaramente caratterizza e dà una forte impronta al senso del blog, però diciamo che è un discorso che poi molto spesso è analogo anche nelle altre parti del sito. Quindi diciamo che in testa alla nostra home abbiamo quella che viene definita header.
Ed è ovviamente appunto la testata che, se stiamo facendo appunto il blog di un giornale, di una rivista online, è molto, molto facile da comprendere. Invece, diciamo, per gli altri siti è quel luogo dove normalmente, appunto, volendo dare il carattere al sito, per esempio, troviamo il logo appunto del sito, dello studio, insomma, della persona che è la persona appunto dell'attività che viene raccontata appunto dal sito. E quindi questo, diciamo, è un elemento chiaramente fondamentale e viene definito appunto header. In questo stesso spazio, non sempre, ma molto spesso, troviamo una sezione che è quella dei menu. Effettivamente, abbiamo visto che questo tema, per esempio, raccoglie i menu in questa barra sopra. Evidentemente la testata è qui, noi qui non abbiamo aggiunto alcun logo, però è la parte appunto più in alto della pagina, e quindi è qui che evidentemente chiunque arrivi su questo sito farà cadere l'occhio, nel senso che questa è sicuramente la parte che viene sempre visualizzata. Il menu, che cos'è? È appunto uno dei principali strumenti di navigazione del sito. Abbiamo visto che principalmente, almeno attraverso il piccolo esempio che abbiamo fatto, dal menu, per esempio, possiamo raggiungere le pagine, quelle che non fanno parte appunto del loop, non fanno appunto parte del ciclo di post, di articoli che appunto mettiamo, ma sono dei contenuti fissi che devono essere sempre raggiungibili. Il fatto quindi di metterli insieme alla testata è un fatto ricorrente, perché ovviamente la capacità, la possibilità di muoversi all'interno del sito è fondamentale per una buona navigazione, quindi per permettere all'utente la comodità di andare velocemente dove appunto desidera. Non sono tuttavia solo le pagine ad essere presenti nel menu. Spesso, per esempio, sono presenti le categorie. Ora parleremo di questo elemento, di che cosa vuol dire, insomma, lo spiegheremo un po' meglio. Ma non solo, insomma, possono esserci anche altre sezioni del sito, portfolio, cose del genere, che appunto sono raccolte in uno o più menu, perché menu possono essere anche più di uno, e che servono appunto ad essere una veloce strumento, una veloce bussola all'interno del proprio sito. Quindi diciamo che questo generalmente compone la parte iniziale, la parte sempre visibile o immediatamente visibile del sito. Diciamo che subito sotto abbiamo quello che è il cuore di un blog, ovvero quello che appunto abbiamo chiamato loop, e che altro non è che un anello, una sorta di flusso di contenuti raccolti in forma di post. Abbiamo detto la scorsa volta, sono raccolti appunto secondo un ordine cronologico inverso, quindi l'ultimo post sta in cima. E poi ovviamente, se ci sono ulteriori post, ci sarà la possibilità di andare a vedere appunto i post meno recenti attraverso delle frecce che consentono appunto la navigazione. Testata, loop credo appunto ci si può immaginare, c'è anche una chiusura, quella che viene definita footer. Questo non sempre, a dire il vero, perché ci sono diversi siti che consentono la visualizzazione dei post, cioè consentono sostanzialmente lo scorrimento del loop infinito, ovvero mano a mano che si scorre in basso, il loop continua a far apparire i nuovi, po o meglio, i post meno recenti, e quindi si può scorrere senza dover cambiare pagina l'elenco appunto dei contenuti, e questo in qualche modo impedisce
non permette la possibilità di ospitare quello che è uno spazio appunto di chiusura, che serve a dire all'utente che diciamo, non c'è altro da vedere. Diciamo che nel footer ci sono generalmente degli elementi abbastanza ricorrenti anche in questo caso, ovvero per esempio molto spesso vengono richiamati i menu. Questo perché a volte il footer si trova molto in basso, cioè molto distante da questo spazio qui, e quindi è necessario per l'utente poter ritornare senza dover scorrere nuovamente l'intera pagina, poter andare velocemente, appunto, magari per esempio nella pagina dei contatti, dove si può andare a vedere come contattare appunto chi gestisce il sito o l'azienda che in qualche modo è rappresentata, oppure altri menu come l'About che abbiamo già cominciato a fare, quindi quella pagina che descrive in qualche modo il senso del sito. Ma non solo, qui troviamo spesso anche altri contenuti, ci sono per esempio a volte lo spazio per i social, ora dei social parleremo, quello che troviamo quasi sempre è quello spazio legato ai crediti. E i crediti, quindi in qualche modo l'origine dei contenuti e anche l'utilizzo dei contenuti, quindi eventualmente quelle che sono le forme di licenza. Copyright, Creative Commons, quindi tutte quelle forme che chiaramente informano, quelle forme giuridiche che proteggono o eventualmente appunto consentono l'utilizzo dei contenuti appunto pubblicati. Di questo faremo un cenno con la prossima lezione, perché ovviamente ci sono alcuni aspetti legali legati alla pubblicazione di contenuti che vanno in qualche modo almeno accennati, anche se sarebbe interessante appunto farne una trattazione più approfondita, ma in quel caso sarebbe anche utile sentire, diciamo, chi ha un'esperienza dal punto di vista appunto più giurisprudenziale. In ogni caso, chiaramente ci stanno alcuni elementi, come per esempio la licenza che viene utilizzata per il rilascio appunto dei contenuti, Creative Commons, Copyright, che generalmente appunto viene qui esplicitata. E non solo, parleremo appunto, accenneremo la prossima volta anche per esempio al discorso dei cookie, che è venuto diciamo alla ribalta qualche mese fa e ora di fatto inonda tutti i siti esistenti, perché diciamo una normativa europea che ha imposto a tutti i siti l'informativa verso l'utente dell'utilizzo dei cookie. Di questo però parleremo appunto meglio la prossima volta. Spesso, diciamo non sempre, come in fondo tutto nella struttura del blog, noi stiamo facendo chiaramente un'astrazione, però spesso c'è la necessità di trovare spazio per altri contenuti, oltre ai post e alle pagine. Banner pubblicitari oppure i strumenti appunto social o ancora altre forme di navigazione, e queste vengono raccolte in spazi dedicati. Quella che per esempio generalmente viene definita sidebar, ovvero barra laterale, che appunto raccoglie contenuti anche molto molto differenti. Va detto che la sidebar può essere una, può non esserci, possono essercene due, uno da una parte, uno dall'altra, oppure tutte e due da una parte. Potrebbe anche essere uno dei contenuti all'interno del loop. Quindi diciamo che più generalmente, parlando di sidebar, stiamo parlando appunto di uno spazio ulteriore dove poter inserire dei contenuti. Abbiamo detto quali contenuti. Beh, intanto molto spesso qui troviamo altre forme di navigazione, ovvero oltre il menu attraverso le pagine, abbiamo diversi appunto modi per organizzare i contenuti. In particolare abbiamo alcuni elementi che normalmente vengono utilizzati, qual è il campo di ricerca, il cosiddetto search. Faccio
faccio vedere qui, è quello che appunto troviamo cliccando sulla lente di ingrandimento, che consente chiaramente di inserire una parola e di cercare quella parola all'interno di tutti i contenuti del blog, ma qui troviamo spesso anche le categorie e i tags, le tag. Di che cosa si tratta? Diciamo che le categorie sono dei sistemi appunto di raccolta generale dei contenuti, quindi per fare un esempio, una rivista online avrà un giornale, un quotidiano online avrà la categoria cronaca, la categoria sport, quindi si tratta appunto di forme di raccolta e di organizzazione per macro elementi. Quindi diciamo per esempio chi si occupa di architettura potrebbe avere una categoria legata all'edilizia, una legata al design e così via. Le tags invece sono delle parole che vengono in qualche modo sottolineate, sempre facendo l'esempio del quotidiano. Per esempio, un articolo su un fatto di cronaca accaduto a Milano avrà come tag Milano, però la stessa tag la possiamo trovare anche in un articolo che, per esempio, parla di moda. Quindi diciamo che sia le categorie che le tag sono delle forme di organizzazione appunto dei contenuti che di fatto andiamo a popolare nel momento in cui scriviamo i post, cioè scriviamo appunto il determinato articolo e lo segnaliamo quale appartenente ad una categoria e da questo appunto estraiamo alcune tag e che però appunto hanno un senso diverso, che consentono insomma all'utente di andare a cercare questi contenuti secondo logiche differenti. Non sono gli unici modi attraverso cui raccogliere e organizzare i contenuti. Per esempio, molto spesso troviamo quelli che sono le ultime pubblicazioni, quelli che appunto vengono definiti latest post, oppure le feature post, cioè quegli articoli, quei post che sono segnalati quali importanti, quali significativi, quali appunto più importanti da vedere magari in questo momento, perché per esempio c'è un evento a cui si deve partecipare diciamo, dopo poco tempo e quindi magari uno segnala come un post appunto importante, un feature post, questo evento. Poi troviamo anche gli archivi. O meglio, l'archivio di WordPress, Archive, che è una raccolta di tutti i post semplicemente organizzata appunto attraverso la data. Quindi attraverso gli archivi sostanzialmente possiamo accedere per esempio a tutti i post del febbraio 2013, oppure a tutti i post del 2012 e così via. Quindi è semplicemente un'organizzazione temporale. Qui tuttavia nella sidebar, ma a volte appunto anche per esempio nel footer, troviamo quelli che sono per esempio quelli che sono gli spazi appunto per i social. E qui troviamo normalmente non solo il link alla pagina Facebook del sito o al profilo Twitter, ma a volte troviamo anche dei box che appunto di fatto inseriscono questi contenuti all'interno della pagina. È un modo anche comodo per chi utilizza molto questi social per aggiornare appunto i contenuti del sito, cosa che comunque fare, diciamo, impegna, comunque è un impegno, quindi non è sempre facile fare, insomma, non è sempre facile appunto tenere aggiornato il proprio sito. Quindi questo può essere anche un modo come dire, molto snello per inserire nuovi contenuti senza dover scrivere un nuovo post. Ecco, questo diciamo è il discorso che vale principalmente per la home, diciamo, questi sono gli elementi che possiamo ritrovare e su cui magari possiamo costruire un progetto di sito relativamente alla home, però grosso modo
si tratta di elementi che poi ritroviamo anche nelle altre pagine. Per intendersi, cliccando appunto sul singolo post, quindi andando a vedere il post, generalmente quello che viene aperto è una pagina definita single, appunto nella terminologia di WordPress, dove molto spesso abbiamo. Sempre la testata con il menu. Abbiamo il footer, molto spesso abbiamo anche la sidebar, e quello che cambia appunto è lo spazio del loop, che invece chiaramente è occupato dall'articolo. Anche qui ci sono degli elementi a cui è opportuno, diciamo, di cui è opportuno fare. A cui è opportuno fare attenzione. Beh, sicuramente c'è il titolo dell'articolo. Potrebbe, per esempio, esserci una foto con l'autore. Questo soprattutto nel caso in cui il nostro sito è gestito da più persone e quindi vogliamo appunto segnalare quelli che sono i singoli appunto autori dei vari post. Abbiamo ovviamente il contenuto del post. Il troviamo in queste pagine spesso anche, anzi direi quasi sempre, quelli che vengono definiti meta. Li troviamo o sopra o sotto, generalmente, o prima o dopo il contenuto. Di cosa si tratta? Si tratta di tutte quelle informazioni a corredo appunto del contenuto del post, che per esempio ci dicono quando è stato pubblicato il post, quindi la data, ci dicono chi l'ha pubblicato, l'autore, ci dicono quali sono i tag e le categorie che attraverso cui è stato organizzato, attraverso cui è stato indicizzato sostanzialmente nel sito. E quindi diciamo che questo comunque è un'informazione importante a cui è bene in qualche modo dare la giusta attenzione. Molto spesso, oltre il contenuto, troviamo quelli che vengono generalmente, non sempre orizzontali, insomma, chiaramente queste forme sono poi differenti e ne vedremo chiaramente degli esempi, quelli che appunto sono definiti social bookmarks. Ovvero quei tasti, generalmente con il simbolo appunto dei vari social, che consentono al lettore di, cliccando su questi, di condividere questo specifico articolo attraverso appunto il proprio profilo Facebook, Twitter e così via. E questi, diciamo, sono chiaramente elementi fondamentali. Nelle pagine dei post, in più, troviamo ovviamente lo spazio per i commenti. Che può essere permesso o non permesso, cioè il commentare può essere effettivamente permesso o impedito, chiaramente l'uso appunto dei commenti è uno degli elementi che contraddistingue in qualche modo il Web 2.0, insomma tutto quello che è nato dallo sviluppo di questo tipo di tecnologie, perché è quello spazio di apertura, di confronto, di discussione che insomma, questi strumenti appunto consentono, fondamentale, anche difficile da gestire, perché chiaramente i commenti che si possono ricevere non sono sempre positivi, non sono sempre facili, come dire, da gestire, tuttavia è uno degli elementi che in qualche modo contraddistingue l'utilizzo appunto di WordPress e dei blog in generale. Va detto pure che lo spazio dei commenti è uno degli spazi attraverso cui i bot, cioè i
i robot che automaticamente cercano di infilare pubblicità dove gli capita, insomma, si divertono, quindi è facile appunto trovare molto spam ed è quindi necessario eventualmente tutelarsi e questo ne accenneremo la prossima volta, lo si può fare attraverso dei plugin che effettuano appunto questo filtro. E cos'altro va detto? Sì, diciamo che molto spesso troviamo quando diciamo sempre nella pagina single, nella pagina appunto del singolo post, troviamo a volte per esempio dei sistemi di invito all'utente per la lettura di altri contenuti, lo metto qui perché non ho altro spazio, quelli che vengono definiti related, ovvero quei altri post che hanno qualche motivo che li lega all'articolo in questione e che quindi possono essere di interesse per il lettore. E anche questi generalmente sono o presenti, per esempio, dallo stesso, grazie, diciamo, al tema, perché il tema li prevede, oppure possono essere aggiunti attraverso dei plugin. Ecco, diciamo che molte cose che qui vediamo, appunto, per esempio, i social bookmarks sono spesso inseriti come plugin, come questi, social box, in realtà non sono dei plugin, anche se ce ne sono anche alcuni, ci sono dei plugin che inseriscono appunto il box di Facebook o di Twitter, tuttavia è anche possibile generalmente inserire del semplice testo, copiandolo direttamente dall'applicazione di questi social che consente di crearlo dinamicamente, appunto, senza dover installare altri elementi. Ma di questo ovviamente parleremo la prossima volta. Un'ultima cosa relativamente alla struttura e agli elementi quindi ricorrenti nei vari siti è il modo in cui si presenta il post nel loop, ovvero noi normalmente nella rappresentazione che abbiamo nella home del singolo post non abbiamo l'intero contenuto. In realtà a volte capita, non è tuttavia la cosa più diffusa, anche perché effettivamente rischierebbe di inserire l'intero contenuto di tutti i post nella home, rischierebbe davvero di allontanare un po' la lettura, renderla più difficile, più lunga, più lenta. Quindi generalmente quello che qui troviamo che cos'è? È il titolo, quindi generalmente troviamo un'immagine e questa viene chiamata feature image, quindi immagine appunto che in qualche modo caratterizza l'articolo e quindi una sorta di immagine di richiamo. Spesso troviamo i meta o quantomeno viene indicata la data. E anziché l'intero articolo troviamo solamente un riassunto, quello che viene definito excerpt. E questa è una funzionalità molto utile perché appunto permette al lettore di leggere le prime righe di un articolo e di decidere a quel punto se proseguire nella lettura o meno. Allora, diciamo che per quanto riguarda appunto la struttura dei siti, abbiamo detto le cose fondamentali, quindi vi chiedo se è chiaro, se ci sono domande, se ci sono dubbi.